Buonasera a tutti, siamo all'inizio del quarto incontro del 18° corso di formazione Melitense. Questa sera a illustrarci una parte dell'ordinamento giuridico dell'Ordine di Malta abbiamo il confratello professor avvocato Paolo Papanti Pelletier de Bernini, presidente del Tribunale Magistrale di Prima Istanza dell'Ordine di Malta. Come sempre sarà una cosa molto interessante perché lo conosciamo ormai bene, questo nostro confratello che tante volte ci ha illustrato parti significative dell'ordinamento dell'ordine, e quindi non vi trattengo oltre e gli passo la parola. Grazie Conte Luciano Valentini di Laviano, noi ci conosciamo da tanti anni, siamo veramente amici confraterni anche in obbedienza. Bene, e io mi propongo di illustrare nelle linee generali quello che viene chiamato appunto l'ordinamento melitense. Voi sapete che Melita è l'antico nome dell'isola di Malta in latino, e di qui appunto ordinamento melitense, mentre l'aggettivo maltese viene riservato alla Repubblica di Malta. Ora, la prima considerazione da fare per ciò che attiene all'ordinamento melitense è che il nostro ordine è, come dice l'articolo 1, paragrafo 1 della Carta Costituzionale, un ordine religioso laicale. Ecco, ordine religioso in quanto ha un suo nucleo fondamentale composto da cavalieri professi, i quali professano i tre voti sacri di povertà, di castità, di obbedienza, e quindi da questo punto di vista, come ha sentenziato poi anche il collegio cardinalizio nel lodo del 1953, collegio che fu istituito dal sommo pontefice Pio XII, è un ordine religioso sicuramente per quanto attiene ai cavalieri professi, anche se è un ordine religioso, diciamo, sui generis, nel senso che ci sono delle peculiarità che lo distinguono rispetto agli altri ordini religiosi. Basti considerare che scorrendo l'annuario pontificio voi non troverete l'ordine di Malta annoverato fra gli ordini religiosi, troverete l'ordine di Malta annoverato fra i soggetti di diritto internazionale con i quali la Santa Sede intrattiene rapporti diplomatici, e questo è appunto l'altro versante di cui parleremo. Però ecco, prima di passare di questo altro, di parlare di quest'altro versante, volevo soffermarmi un momento sull'altro aggettivo che ho ricordato, e cioè laicale. È un ordine religioso laicale in che senso? Nel senso che anche i cavalieri professi non sono generalmente sacerdoti. Sono religiosi ai sensi del diritto canonico, come ho detto, perché pronunciano i voti sacri, ma non sono religiosi. Per la verità c'è un esiguo numero, cioè adesso e c'era anche nei secoli passati, quando l'ordine aveva la sua base territoriale, ultimamente a Malta fino al 1798, prima ancora a Rodi, c'era e c'è tuttora un nucleo molto ristretto di cavalieri professi, i quali in realtà sono anche sacerdoti e si chiamano i cappellani professi. I cappellani professi. Questo dicevo per quanto riguarda l'affermazione secondo cui l'ordine di Malta è un ordine religioso laicale, ma dicevo
che l'Ordine di Malta è anche un soggetto di diritto internazionale. È un soggetto di diritto internazionale e intrattiene rapporti diplomatici al massimo livello con più di 110 stati. L'Ordine di Malta non è attualmente uno Stato, sottolineo questo avverbio attualmente, perché lo è stato in passato, non è escluso in linea puramente teorica che possa diventare nuovamente uno Stato, non è uno Stato perché non ha territorio. Come ho ricordato, nel 1798 l'Ordine di Malta ha perso la base territoriale nell'isola di Malta. Napoleone, diretto in Egitto, pensò bene di impadronirsi dell'isola di Malta. I cavalieri, poiché secondo la tradizione non potevano prendere le armi contro una potenza cristiana, e la Francia, ancorché post-rivoluzionaria con Napoleone, era ritenuta una potenza cristiana, ecco che l'Ordine di Malta, senza colpo ferire, è il caso di dirlo, lasciò l'isola con l'onore delle armi, e quindi appunto i cavalieri poi da quel momento sono stati senza una base territoriale, hanno girovagato un po' per le varie città d'Italia, finché poi l'ordine si è insediato in quello che era il palazzo dove aveva sede l'ambasciata dell'Ordine di Malta presso lo Stato Pontificio, appunto a Via Condotti. E questo palazzo di Via Condotti, come pure la sede nella quale attualmente ci troviamo qui all'Aventino, sono in realtà sul territorio italiano. Quindi bisogna per l'ennesima volta smentire certe affermazioni che vengono fatte talvolta da alcuni giornali, in cui si dice che l'Ordine di Malta avrebbe il suo territorio a Via Condotti o in questa villa magistrale dell'Aventino. Questi sono luoghi che beneficiano della extraterritorialità, come le varie ambasciate che sono presenti a Roma, dentro le quali non può entrare la polizia se non previo il nulla osta, la polizia italiana, se non previo il nulla osta dell'ambasciatore. In questo caso appunto non è l'ambasciatore, ma sarebbe nel caso il Gran Maestro, o come attualmente il luogotenente di Gran Maestro. Quindi è territorio italiano in realtà anche quello in cui ci troviamo adesso. Sempre delineare la situazione attuale dell'Ordine di Malta, è utile fare un parallelo sotto questo profilo di cui ci stiamo occupando, della soggettività di diritto internazionale. È utile fare un parallelo fra appunto l'ordine e la situazione nella quale si è trovata la Santa Sede nell'arco temporale fra il 1870 e il 1929. Come noto, la Santa Sede è il soggetto di diritto internazionale, non il Vaticano, come ancora una volta dice qualche giornale, è la Santa Sede. E la Santa Sede è il soggetto di diritto internazionale tale rimasto, nonostante che nel 1870 si sia avuta la cosiddetta debellatio, la sconfitta militare, potremmo dire, con la presa di Roma, e da quel momento è cessato lo Stato Pontificio. È cessato lo Stato Pontificio, ma la Santa Sede ha conservato la soggettività di diritto internazionale, ha conservato i suoi rapporti diplomatici, anche appunto in questo arco temporale che dicevo, 1870-1929. Nel 1929, come ben noto,
sono stati firmati i patti lateranensi, e i patti lateranensi si chiamano così al plurale perché constano del trattato, del concordato e dell'accordo finanziario. Il trattato, per quello che ci interessa, è un accordo di diritto internazionale con il quale l'allora Regno d'Italia ha ceduto alla Santa Sede una porzione del suo territorio, sulla quale porzione la Santa Sede ha costituito lo Stato della Città del Vaticano, che è la sua base territoriale. Quindi ecco un parallelo, per così dire, si potrebbe fare in questo senso, che l'Ordine di Malta attualmente si trova in una situazione che gli internazionalisti paragonano, bene a ragione, con la situazione nella quale si è trovata la Santa Sede in questo arco temporale che ho ricordato. I rapporti con la sede apostolica sono rapporti particolari. L'Ordine di Malta, come dicevo, intrattiene rapporti diplomatici con più di 110 stati, 112 e 113, non mi ricordo attualmente. Con la Santa Sede o Sede Apostolica, sono due denominazioni corrispondenti, vi sono pure rapporti diplomatici, ma con una peculiarità di manifestazioni, in questo senso che l'Ordine di Malta ha un suo ambasciatore presso la Santa Sede, attualmente il Conte Antonio Zanardi Landi, e la Santa Sede ha un rappresentante diplomatico presso l'Ordine che è il Cardinale Patrono. Adesso siamo in una situazione di transizione molto particolare, per cui di fatto il Cardinale Patrono ancora teoricamente in carica, non esercita questa sua funzione, ma comunque il rapporto con la Santa Sede è disciplinato su base diplomatica con queste due figure particolari. L'Ordine di Malta è diviso in vari ceti, quindi vi sono i cavalieri di giustizia o cavalieri professi, come dice l'articolo 8 della Carta Costituzionale, e vi sono accanto ad essi, come già ho accennato, un numero ristretto di cappellani conventuali professi, i quali emettono i voti religiosi. Questi sono i soggetti religiosi ai sensi del diritto canonico. Poi c'è il secondo ceto, costituito dai membri in obbedienza. I membri in obbedienza, io mi onoro di appartenere a questo ceto insieme con il conte Valentini di Laviano, e sono soggetti i quali sono laici, non siamo dunque religiosi, ma formulano una solenne promessa di obbedienza non soltanto ovviamente al Papa, alla gerarchia cattolica, ma più specificamente ai superiori dell'ordine. E al di là di questo assumono un impegno specifico di conformare la propria vita ai principi della morale cattolica e ai principi evangelici. Quindi è un impegno solenne che peraltro viene formulato nel contesto di una celebrazione religiosa inframissam molto solenne, devo dire, anche, lo dico per me, nel momento in cui ormai diversi anni fa si è svolta questa cerimonia, posso dire è una cerimonia molto toccante, nel senso che la persona che chiede appunto di essere ricevuta su un ginocchio davanti al Gran Priore o al Procuratore o talvolta allo stesso Gran Maestro o al Luogotenente di Gran Maestro,
quindi formula questa promessa, gli viene poi imposto lo scapolare e poi l'autorità dell'ordine che presiede questa celebrazione dà nelle mani del soggetto che formula la promessa, dà un crocifisso e lo invita a fare una sorta di giro di tutta la chiesa nella quale si svolge questa cerimonia per mostrare a tutti questo crocifisso e nello stesso tempo dunque con questo gesto simbolico molto significativo questo soggetto si impegna a mostrare con la propria vita veramente l'immagine di Cristo. Questa figura dei cavalieri in obbedienza è di tradizione relativamente recente, fu introdotta all'inizio degli anni 60 del Novecento e fu introdotta per una esigenza pratica del tutto singolare, cioè il numero dei cavalieri professi si era molto ridotto fino all'epoca immediatamente precedente, tutte le cariche dell'ordine erano state appannaggio esclusivo dei cavalieri professi. I cavalieri professi erano pochi e talvolta al di là della scarsa numerosità non in grado di svolgere certe funzioni particolarmente impegnative. Pensate per esempio all'esercizio della funzione di ricevitore del comune tesoro che presuppone delle conoscenze di economia e di gestione manageriale che non sono appannaggio di tutti e così via. Quindi fu costituito con l'approvazione della Santa Sede questo ceto dei cavalieri in obbedienza laici che dal punto di vista professionale potevano avere delle competenze e possono avere delle competenze che non sono di dominio disponibilità da parte di tutti i professi. Quindi abbiamo parlato del primo ceto dei professi, poi abbiamo detto dei cavalieri in obbedienza, il terzo ceto, indicato sempre nello stesso articolo 8 della Carta Costituzionale, è come dice la lettera C, è costituito da quei membri che non emettono voti religiosi né promessa, ma vivono secondo le norme della Chiesa, pronti ad impegnarsi per l'ordine e per la Chiesa e sono suddivisi in sei categorie, a sua volta a seconda che vi siano o non vi siano requisiti nobiliari e che vi siano requisiti nobiliari che comportano l'attribuzione del titolo di onore e devozione o di grazia e devozione o che non vi siano requisiti nobiliari e quindi in questo caso appunto si tratta di cavalieri e di dame in grazia magistrale. Ecco, poi faremo delle osservazioni specifiche per quanto riguarda l'articolo 9 che segue, che riguarda appunto i doveri dei membri. Ancora da un punto di vista costituzionale generale, quindi il Gran Maestro, data questa duplice natura dell'ordine, è al contempo capo di un ordine religioso e anche capo di un soggetto di diritto internazionale, non possiamo dire capo di Stato, quindi capo sì, ma di un soggetto di diritto internazionale che tuttavia ha tutte le prerogative di un capo di Stato quando viene ricevuto, quando va in visita di Stato in uno Stato, allora riceve tutti gli onori civili e militari che sono propri, che sono riservati ad un capo di Stato. Bene, vediamo
un rapido sguardo sulla situazione attuale del... Dunque, per il primo ceto, perché qui bisogna sfatare certe leggende, per il primo ceto in realtà, cioè per i professi, che finché sono stati, finché l'ordine, per meglio dire, ha avuto la sovranità sull'isola di Malta, prima ancora sull'isola di Rodi, erano tutti cavalieri professi e non solo, ma tutti cavalieri professi con prove di onore e devozione, i famosi quattro quarti. Attualmente non è così. Per diventare cavaliere professo non sono necessari requisiti nobiliari. In realtà i requisiti nobiliari attualmente, perché io non l'ho detto all'inizio, lo dico adesso, io parlo della situazione attuale, quello che giuridicamente si dice de iure condito, secondo appunto il diritto vigente. Poi vi sono delle modifiche normative di cui avrete sicuramente sentito parlare, anche se non c'è un testo attualmente ancora definito di quelle che dovrebbero essere le modifiche da apportare, ma nei vari testi di cui si è avuta notizia, i requisiti nobiliari che attualmente sono previsti soltanto per il Gran Maestro, per il luogotenente di Gran Maestro, per il Gran Priore, eccetera, sono destinati a scomparire. Quindi, per una ragione molto semplice e molto pratica, direi, perché non esiste più la cosiddetta fons honorum, la fonte degli onori, nel senso che non esiste più normalmente. Certo, vi sono alcuni stati in cui ci sono ancora le varie monarchie, ma sono per lo più, a parte la Spagna, sono per lo più stati nei quali vi è una forte componente protestante, e di conseguenza poche sono le famiglie che attualmente vengono insignite di titoli nobiliari. Quindi poiché attualmente con la carta e il codice attualmente vigenti per il Gran Maestro, per il luogotenente di Gran Maestro si richiedono i requisiti di onore e devozione, nel corso del tempo si rischierebbe di, se questa rimanesse la situazione normativa, nel corso del tempo si rischierebbe che non vi fosse più alcun soggetto dotato di questi requisiti. Quindi questi requisiti sono destinati a scomparire. Dunque, un punto importante da sottolineare dal punto di vista giuridico riguarda le fonti del diritto melitense. Questo lo dico per coloro che non hanno fatto studi giuridici. Per noi giuristi è molto importante individuare le fonti del diritto, che sia il diritto italiano, francese, eccetera. Ora, le fonti del diritto melitense vengono individuate all'articolo 5 della Carta Costituzionale, in cui si dice che sono fonti del diritto melitense la Carta Costituzionale, il Codice Melitense e sussidiariamente le leggi canoniche. Questo al numero uno. La Carta Costituzionale, che è il testo base sul quale sto facendo queste osservazioni, queste brevi considerazioni, è un testo normativo di pochi articoli, sono una trentina di articoli, che getta le linee, che detta, anzi scusate, le linee fondamentali dell'ordinamento melitense. Quindi parla delle fonti, parla dei vari ceti, vedremo adesso parla degli organi dello Stato,
parla del potere legislativo, parla del potere esecutivo, del potere giudiziario. Poi accanto alla Carta Costituzionale vi è un codice melitense che detta disposizioni più dettagliate in una prima parte per tutto ciò che attiene ai cavalieri professi, alle modalità con cui essi emettono, anzi fanno prima l'aspirantato, poi il noviziato, poi emettono i voti temporanei, poi emettono i voti solenni, eccetera. E poi nell'ulteriore svolgimento di questo testo, di questo codice melitense, si parla anche delle modalità con cui avviene la gestione del governo dell'ordine, le modalità con cui si attuano si attua l'elezione del Gran Maestro, le modalità che attengono allo svolgimento del capitolo generale e così via. Dunque, le fonti di diritto militense, dunque Carta Costituzionale, il Codice e sussidiariamente le leggi canoniche. Perché sussidiariamente? Perché ecco, l'ordinamento militense è un ordinamento originario, nel senso del diritto internazionale, cioè non derivato da un altro Stato, e quindi l'ordinamento canonico supplisce nei casi di cosiddetta lacuna legis, dunque quando vi sia un aspetto non disciplinato da questi testi normativi di cui ho parlato, ecco che supplisce il diritto canonico. Poi qui si parla al numero 2 di provvedimenti legislativi a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera A della Carta Costituzionale. Adesso al di là di questi riferimenti normativi specifici, di che cosa si tratta? Come subito vedremo, il potere legislativo è proprio di un organo che si chiama il capitolo generale. Il capitolo generale è come se fosse il Parlamento dell'Ordine, che si riunisce una volta ogni 5 anni, ordinariamente. Poi ci sono capitoli generali straordinari, come probabilmente si avrà quando sarà concluso questo processo di rinnovamento normativo dell'ordine, ma il capitolo generale è quello che detta disciplina di carattere generale e che può modificare la Carta Costituzionale, può modificare il codice e può introdurre anche norme ulteriori. Capitolo generale, poi peraltro elegge anche i componenti del governo dell'ordine. Ora può accadere che nel lasso di tempo, 5 anni non sono pochi, nel lasso di tempo che intercorre tra un capitolo generale e l'altro vi sia la necessità di provvedere con una disposizione normativa che disciplini determinati settori. Ecco che allora, in questo caso, il governo dell'ordine, cioè il sovrano consiglio, come subito vedremo, ha il potere di emettere provvedimenti normativi su materie specifiche non disciplinate espressamente dalla Carta e dal Codice. Bene. Allora, ho nominato il governo dell'ordine, quindi vi è il Gran Maestro, ovviamente, che è il capo dell'ordine, come ho già detto, sotto il duplice profilo. Il Gran Maestro è eletto da un organismo che si chiama Consiglio Compito di Stato, è un'antica denominazione, compito vuol dire compiuto, completo. Dunque, è un organismo in effetti molto complesso nella sua articolazione, perché comprende gli esponenti del Sovrano Consiglio, comprende rappresentanti delle associazioni nazionali, comprende i
i priori, comprende i balì, eccetera, eccetera. Quindi è un organismo molto complesso che ha la funzione di eleggere il Gran Maestro nel caso di morte del Gran Maestro o nel caso di impedimento permanente che viene dichiarato dal Tribunale Magistrale di prima istanza qualora la richiesta provenga dal Sovrano Consiglio con una maggioranza qualificata e in questo caso può accadere che il Gran Maestro perda le sue facoltà mentali e a questo punto viene dichiarato decaduto e allora si procede, perché attualmente il Gran Maestro è eletto a vita, anche se nella prospettiva di quella che viene detta la riforma, io non amo questo termine, preferisco parlare di rinnovamento normativo, perché la riforma evoca la riforma protestante, qui è un adeguamento normativo, un rinnovamento normativo, come si può dire. Allora, quindi il Gran Maestro ha delle prerogative particolari che sono indicate negli articoli 12 e seguenti, e in particolare poi l'articolo 15 indica i poteri del Gran Maestro, quindi provvede all'esercizio della suprema autorità, al conferimento delle cariche, degli uffici, al governo dell'ordine. Spetta in particolare al Gran Maestro emanare, previo voto del deliberativo del Sovrano Consiglio, provvedimenti legislativi nelle materie, ecco, quelle materie di cui parlavamo nell'intervallo fra un capitolo generale e l'altro, promulgare mediante decreto gli atti di governo, ammettere, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, i membri del primo ceto, al noviziato e poi successivamente ai voti temporanei e poi ai voti perpetui, ammettere anche alla promessa di obbedienza e così via. Queste sono varie prerogative, adesso sarebbe troppo lungo enunciarle e semplicemente leggere tutte le disposizioni che comunque si possono vedere facilmente consultando l'articolo 15 della Carta Costituzionale. Il Gran Maestro presiede il Sovrano Consiglio, ma normalmente non vota. In realtà il Sovrano Consiglio è l'organo di governo dell'ordine. Il Gran Maestro lo presiede, diciamo pure lo indirizza, ma come ripeto, il potere esecutivo viene esercitato da altri componenti del sovrano, cioè dai componenti in senso stretto del Sovrano Consiglio, che sono le quattro alte cariche, che sono il Gran Commendatore, che sovrintende, diciamo, è il capo dei professi, per intenderci, sovrintende anche alla vita spirituale non soltanto dei professi, ma anche dei membri in obbedienza. Dico dei membri in obbedienza perché vi sono anche dame in obbedienza. Quindi abbiamo detto il Gran Commendatore, poi il Gran Cancelliere. Il Gran Cancelliere diciamo il primo ministro, per così dire, ma al contempo anche il ministro degli esteri. Poi abbiamo il Grande Ospedaliere. Il Grande Ospedaliere, non dimentichiamo che l'Ordine di Malta ha questa vocazione specifica dell'assistenza
ai malati, ai signori malati, ai poveri, ai sofferenti, eccetera. Dunque il grande ospedaliere ha sempre avuto un ruolo molto importante nella vita dell'ordine. E poi abbiamo il ricevitore del comune tesoro, che come poc'anzi ricordavo è colui che sovrintende alle finanze dell'ordine. E poi abbiamo sei consiglieri che non sono, come dire, titolari di cariche, sono una sorta di ministri senza portafoglio, potremmo dire, ecco, con una terminologia, cioè, non so se sia ufficiale o giornalistica, insomma, che viene usata in Italia. Quindi questo è il governo dell'ordine. Poi, quindi, si potrebbe dire che vige il principio di Montesquieu della divisione dei poteri anche nell'ambito dell'ordine. Quindi abbiamo il potere esecutivo o di governo, poi abbiamo il potere legislativo che, come ho ricordato poc'anzi, è esercitato dal capitolo generale che si riunisce ordinariamente una volta ogni 5 anni, e poi abbiamo anche il potere giudiziario. Ecco, questa mattina io ho presieduto un'udienza come presidente del Tribunale di prima istanza. Il potere giudiziario è molto importante anche sotto il profilo del diritto internazionale, perché è una delle prerogative che connotano la figura del soggetto di diritto internazionale, come l'Ordine di Malta. Allora, vi sono disposizioni di carattere generale di livello costituzionale e poi disposizioni particolari. Vediamo soltanto di toccare le principali disposizioni. All'articolo 26, al paragrafo 1, si dice molto chiaramente che per quanto attiene ai cavalieri professi e ai cappellani con eventuali professi, tutto ciò che attiene alla loro vita spirituale, agli eventuali provvedimenti normativi, ai ricorsi contro questi provvedimenti disciplinari eventualmente, tutto questo è di competenza esclusiva del diritto canonico e delle sedi giurisdizionali canoniche, proprio perché si tratta di religiosi ai sensi del diritto canonico. Si dice le cause di competenza del foro ecclesiastico, in realtà si dovrebbe dire canonico, sono sottoposte ai tribunali ecclesiastici ordinari a norma del codice di diritto canonico. Poi, paragrafo 2, per le cause di competenza del foro laicale, tra persone fisiche e giuridiche dell'ordine e nei confronti dei terzi, la funzione giurisdizionale esercitata dai tribunali magistrali a norma del codice, perché poi in dettaglio vi sono disposizioni particolari. Ecco. E quindi vi è questa funzione giurisdizionale importante. Ho già ricordato a questo proposito una funzione che non è propriamente giurisdizionale, ma che è comunque assegnata al tribunale di prima istanza, perché in realtà la funzione giurisdizionale si articola in 2 gradi di giudizio, tribunale di prima istanza e tribunale di appello, ma secondo l'articolo 17 della Carta Costituzionale, come ricordavo poc'anzi, qualora vi sia un impedimento del Gran Maestro, soltanto il Tribunale di prima istanza, con le modalità che ho ricordato, ha la possibilità di dichiarare la decadenza del Gran Maestro. Poi una funzione molto importante, e devo dire che è di gran lunga la funzione prevalente secondo l'esperienza di questi ultimi anni, è quella che attiene al ricorso nei confronti di provvedimenti disciplinari che sono stati adottati nei confronti di
membri laici dell'ordine. Quindi quando parlo di membri laici, come ho detto poc'anzi, parlo dei membri del secondo ceto, dunque membri in obbedienza, e membri del terzo ceto. Allora, possono essere adottati nei confronti sempre dei membri laici, quindi escluso che questo che sto dicendo riguardi i membri professi, possono essere adottate queste sanzioni disciplinari: l'avvertimento, il rimprovero, la sospensione, la radiazione. Sono questi provvedimenti indicati nell'articolo 120, e vi devo dire che nei tempi recenti vi sono stati vari provvedimenti anche di radiazione di membri dell'ordine per le ragioni più disparate. All'articolo 129 del codice, ecco, questo articolo che ho letto è l'articolo 120 del codice, non della carta. All'articolo 129 del codice si dice: contro le delibere disciplinari è ammesso entro 30 giorni dalla notifica ricorso scritto e argomentato ai tribunali magistrali. Ecco, questa, vi dicevo, negli ultimi anni è diventata una funzione prevalente. L'aspetto prevalente, per meglio dire, nel quale si esercita la funzione giurisdizionale. In questi casi i tribunali dell'ordine funzionano un po' come i tribunali amministrativi in Italia, cioè si deve vedere se il provvedimento disciplinare sia immune da quei vizi propri dell'atto amministrativo, e nel caso in cui il tribunale constati che vi sia stata una violazione di uno dei vizi classici dell'atto amministrativo, per esempio l'eccesso di potere o altre cose di questo genere, allora ecco che i tribunali magistrali hanno il potere di annullare il provvedimento disciplinare che è stato irrogato da parte del sovrano consiglio, perché il sovrano consiglio è titolare di questa potestà. Io direi che a questo punto, proprio raccogliendo l'invito che mi è stato fatto da parte del Conte Valentini, mi soffermerei particolarmente sui due profili che mi sono stati indicati, e cioè il profilo che riguarda le finalità dell'ordine, di cui all'articolo 2 della Carta Costituzionale, e poi il profilo di cui parleremo dell'articolo 9, che riguarda i doveri dei membri dell'ordine. Dunque, all'articolo 2 della Carta si dice: in ossequio alle secolari tradizioni, l'ordine ha il fine di promuovere la gloria di Dio mediante la santificazione dei membri, il servizio alla fede e al Santo Padre e l'aiuto al prossimo. Poi vi è un successivo paragrafo che commenteremo. Dunque, innanzitutto, qui ricorre una parola chiave, per così dire, che è stata particolarmente posta in evidenza nel Concilio Vaticano II, nell'ultimo concilio. In realtà, come è stato tante volte sottolineato da parte del Santo Padre, della gerarchia ecclesiastica, tutto diciamo quello che vi è di nuovo, per così dire, nell'ambito del magistero della Chiesa è semplicemente una riproposizione e una sottolineatura di determinati aspetti che in realtà erano già insiti nella dottrina cristiana, nella predicazione di Cristo. Quindi il Concilio Vaticano II, Concilio Ecumenico Vaticano II, ha
fra alcuni aspetti, ovviamente non è stato l'unico, ma ha posto l'accento in modo specifico sulla santificazione, sulla quella che è stata denominata nei documenti conciliari la chiamata universale alla santità. Cioè nel corso dei secoli si era un po' appannata, per così dire, questa visione fondamentale, ma basta rileggere il Vangelo: siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli. E questo Gesù non lo diceva soltanto agli apostoli, ma lo diceva ai discepoli, i famosi 72, ma più in generale lo diceva a tutti coloro che poi avrebbero aderito alla sua parola. Allora ecco che questo testo, che è stato aggiornato da un capitolo generale straordinario nel 1997, ha ritenuto di porre nuovamente l'accento su questo profilo indicato nell'ultimo concilio della santificazione dei membri per il servizio alla fede e al Santo Padre e l'aiuto al prossimo. Quindi la santificazione non è più, come qualche secolo fa si intendeva, una prerogativa riservata ai monaci, ai frati, alle suore, ai sacerdoti e così via. Si era un po', diciamo, in qualche misura affermata questa concezione, tant'è che se si scorre l'elenco dei santi, basta sfogliare un calendario per rendersi conto che sono quasi tutti preti, suore, frati, monaci, monache e così via, no? E poi invece negli ultimi decenni, anche per impulso, devo dire, del Santo Padre Giovanni Paolo II, vi sono state tante canonizzazioni anche di tanti laici coniugati anche. Quindi questa chiamata universale alla santità è, diciamo, una questione che non è nuova, diciamo che è stata, ecco, un po' spolverata e rimessa in evidenza. E il nostro ordine ha questo carisma specifico di attuare questa chiamata universale alla santità mediante i suoi due tipici carismi, che sono, come ben noto, l'obsequium pauperum, e dico prima questo, obsequium pauperum e poi la tuitio fidei. Perché? Perché storicamente è nato prima l'obsequium pauperum. La comunità si è costituita a Gerusalemme per l'assistenza dei malati, dei pellegrini, eccetera. Poi è nata anche l'esigenza della tutela della fede, della tuitio fidei, e è stata attuata questa difesa anche con le armi, no? Però ecco, tutti noi siamo chiamati appunto a questa chiamata universale alla santità, da esplicare come, ecco, mediante questi carismi, quindi l'assistenza ai poveri, ai malati, alle persone in difficoltà, che sono sempre nuove, per così dire. Pensate adesso a tutto quello che sta succedendo in Ucraina, per dire, ecco, l'ordine è veramente forse il primo, se non fra i primissimi, che arriva a portare aiuti umanitari, eccetera. Tutto questo fa parte proprio del suo carisma fondazionale. Poi c'è anche la tutela della fede, certamente non con le armi, ma con l'esempio, con la propria vita e anche con la parola, perché non bisogna avere quel complesso di inferiorità che hanno tanti cristiani, per cui non parlano mai,
Dio, non parlano mai della Chiesa, si vergognano di andare a messa, si vergognano. Quindi queste sono cose importanti da sottolineare. Al paragrafo 2 dello stesso articolo 2 si legge: fedele ai precetti divini e ai consigli di nostro Signore Gesù Cristo, guidato dagli insegnamenti della Chiesa, l'ordine afferma e diffonde le virtù cristiane di carità e di fratellanza, esercitando senza distinzione di religione, di razza, di provenienza e di età, le opere di misericordia verso gli ammalati, i bisognosi e le persone prive di patria. Ecco, persone prive di patria, pensate veramente quanti profughi adesso vi sono in questo momento. In modo particolare esercita l'attività istituzionale nel campo ospedaliero, d'ordine a questa sua connotazione ospedaliera, inclusa l'assistenza sociale e sanitaria, anche a favore delle vittime delle calamità eccezionali delle guerre, curandone l'elevazione spirituale e rafforzandone la fede in Dio. Peraltro l'ordine, storicamente e anche adesso, ha sempre assistito, ma veramente, non soltanto ecco, in passato, ma concretamente ha assistito persone di tutte le fedi o anche di nessuna fede. No? Noi abbiamo un ospedale a Gerusalemme, o a Betlemme, forse a Betlemme, non a Gerusalemme, a Betlemme, un ospedale che è poi specificamente vocato ad assistere le donne partorienti, ma di qualunque provenienza dal punto di vista del credo religioso o, come ripeto, anche di nessun credo. E poi abbiamo un terzo paragrafo di questo articolo 2 che parla delle entità locali, nel senso che l'ordine per poter bene operare ha bisogno di avere anche delle entità locali. Queste entità locali sono i priorati, dove esistono, e le associazioni nazionali. I priorati esistono attualmente in alcune nazioni europee dove vi era una forte presenza di membri dell'ordine. Attualmente in Italia vi sono tre gran priorati: il priorato di Roma, che comprende le quattro regioni dell'Italia centrale, quindi il Lazio, la Toscana, le Marche e l'Umbria. Metto per ultimo. No, è solo una battuta. Una battuta così all'amico Luciano. Dunque, e poi abbiamo il priorato di Napoli e Sicilia, che comprende tutte le regioni meridionali, diciamo un tempo appartenenti al regno delle due Sicilie, quindi dalla Campania, dal lato tirrenico, e dall'Abruzzo, dal lato adriatico, in giù, compresa la Sicilia. E poi abbiamo il Gran Priorato di Lombardia e Venezia, che comprende tutte le regioni dell'Italia settentrionale e anche la Sardegna, per ragioni storiche, perché come ben noto appunto, I duchi di Savoia poi divennero re di Sardegna, e quindi la Sardegna da quel momento è entrata a far parte di questo gran priorato che comprende, come ripeto, appunto queste regioni. Allora, questi sono i gran priorati italiani, che sono tre. In passato erano ben più numerosi. Ecco, nella mia Toscana vi era anche il Gran Priorato di Pisa, poi vi erano, c'era un priorato, mi ricordo, a Messina, c'erano altri priorati che poi sono stati nel corso del tempo accorpati
in questi attuali tre campionati italiani. Poi vi sono campionati, c'è il campionato d'Austria, c'è il campionato di Boemia, c'è il campionato di Inghilterra, poi ci sono dei sottopriorati che in realtà non hanno, perché per costituire un priorato occorrono perlomeno 5 membri professi. Qualora non vi siano 5 membri professi, viene costituito appunto un sottopriorato e vi sono vari sottopriorati. Questo per quanto attiene ai priorati, che sono entità canoniche e che esercitano anche opere ovviamente assistenziali secondo i carismi propri dell'ordine. Poi ci sono le associazioni nazionali. In Italia noi abbiamo l'Associazione Italiana dei Cavalieri Italiani del Sovrano Ordine di Malta, ACISMOM in acronimo, e nelle altre nazioni abbiamo appunto associazioni nazionali, abbiamo l'associazione francese, in alcuni stati in realtà abbiamo più di un'associazione, per esempio in Germania vi sono 2 associazioni, negli Stati Uniti ci sono 3 associazioni e così via. E queste associazioni non sono entità canoniche, ma hanno il compito di provvedere alle esigenze assistenziali secondo il carisma soprattutto dell'obsequium pauperum. Bene, poiché il tempo passa, volevo dire 2 parole anche per quanto riguarda l'articolo 9, su cui appunto sono stato invitato ad esprimere qualche parola. Quindi questo articolo 9, come ricordavo, riguarda i doveri dei membri. Allora, posta la premessa di carattere generale che dicevo appunto su questa chiamata universale alla santità, ecco, poi in realtà i doveri dell'ordine assumono specificazioni diverse a seconda dei ceti di appartenenza. Quindi è ovvio che i membri appartenenti al primo ceto, ricordo che l'ordine di Malta è un ordine maschile e quindi i religiosi sono tutti uomini. Poi invece gli altri ceti comprendono anche dame o donate. Ma il primo ceto è composto da cavalieri e cappellani e come abbiamo già detto, pronunciano i voti di povertà, castità e obbedienza a norma del codice e tendono così alla perfezione evangelica secondo poi le prescrizioni proprie del diritto canonico. Vi è una peculiarità di cui probabilmente sulla quale verrà introdotta qualche variazione per espresso desiderio e richiesta del Santo Padre, e cioè qui si dice apertamente: non sono obbligati alla vita in comune. In realtà questa è una prescrizione di questo testo che della perdita della sovranità sull'isola di Malta si è verificata una sorta di diaspora. Finché l'ordine di Malta aveva la sua base territoriale appunto a Malta, i cavalieri erano più per lo più residenti a Malta, poi ce n'era qualcuno che risiedeva in varie località d'Europa dove doveva amministrare varie commende dell'ordine, ma erano per lo più appunto residenti a Malta. Poi con la perdita di sovranità dell'isola e di conseguenza il fatto che non vi fosse più una base territoriale, e ciascuno sostanzialmente è stato costretto, ecco, a risiedere a casa sua e a provvedere anche al proprio sostentamento, mentre precedentemente i cavalieri professi, allora erano tutti professi finché sono stati appunto a Malta,
venivano mantenuti dall'ordine. Nel momento dell'ingresso all'ordine portavano una certa dote, che poi ecco, era la dote che serviva poi ad incrementare il patrimonio dell'ordine che veniva amministrato e doveva servire sia alle finalità proprie dell'ordine sia anche al sostentamento dei cavalieri. Ecco, il Santo Padre ha detto, ecco, è arrivato però il momento che anche i professi abbiano, se non proprio una vita in comune permanente, quantomeno dei significativi momenti di vita comunitaria. E questo riguarda i professi. Poi abbiamo detto dei membri del secondo ceto o membri in obbedienza, cavalieri e dame. In realtà, quando ho detto che negli anni 60 del Novecento è stato istituito il secondo ceto, riguardava soltanto i cavalieri che allora si chiamavano cavalieri di obbedienza. Con la riforma del capitolo straordinario del 1997 è stato creato anche il ceto delle dame in obbedienza, che prima non esisteva, quindi esistono soltanto dal 97. E allora è stata ritenuta opportuna anche una diversa denominazione, per cui cavalieri o dame in onore e devozione in obbedienza, cavalieri e dame in grazia e devozione in obbedienza, cavalieri e dame di grazia magistrale in obbedienza. Quindi questa è l'attuale denominazione. E qui si dice quello che ho cercato di riassumere poc'anzi: i membri del secondo ceto, quindi cavalieri e dame in obbedienza, in virtù della promessa si obbligano a tendere alla perfezione della vita cristiana conformemente ai doveri del loro stato nello spirito dell'ordine. Ai doveri del loro stato si intende del loro stato, anche del loro stato civile, nel senso che la maggior parte di questi membri del secondo ceto sono coniugati, non necessariamente ovviamente, ma questo riferimento allo stato attiene sia allo stato civile sia anche all'attività che vengono chiamati a svolgere, quindi un'attività civile nella quale esercitano la loro attività. E poi però questa chiamata alla santità riguarda anche i membri del terzo ceto, di cui parla il paragrafo 3, i membri dell'ordine devono conformare esemplarmente la vita agli insegnamenti, ai precetti della Chiesa e dedicarsi alle attività assistenziali dell'ordine secondo quanto previsto dal codice. Poi si dice specificamente al paragrafo 4 che i membri del secondo e del terzo ceto versano un contributo finanziario al Gran Magistero per il tramite delle organizzazioni nazionali, eccetera, eccetera, perché chiaramente tutte queste opere dell'ordine hanno bisogno di finanziamenti e l'ordine appunto provvede a questi finanziamenti mediante i contributi che vengono versati dai membri dell'ordine e anche attraverso le rendite delle proprietà dell'ordine che contribuiscono, diciamo, al suo patrimonio di carattere generale. Ecco, io credo di essere più o meno rimasto nei limiti che mi sono stati indicati. Ecco, quindi ringrazio tutti per l'attenzione. Adesso io lascio la parola a Conte Valentini e intanto vi saluto cordialmente. Ci vediamo il 4 aprile con la presentazione del generale Fine, comandante del Corpo Militare, per illustrarvi che cos'è il Corpo Militare. Grazie a tutti, arrivederci.